modo per tornare lì. Sto arrivando! Guarda, c'è un condotto che perde dietro il ventilatore, vedi? Vado ad aggiustarlo! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti da Ricca di Labrador 2, da l'avventura di Ribo. Va troppo forte, rallentalo allora! Puzza veramente. No, no, non voi ragazzi. Ok, sto cercando il computer per trovarlo in modo di fare a sistemare i problemi. Ah, eccolo, eccolo che devo. Sì, quel condotto ora va liscio come l'olio. Ehi, gente, la macchina è pronta, quindi cerchiamo di muoverci verso il centro e metti in moto. Ecco il salvataggio. Ora dobbiamo scoprire cosa dobbiamo fare. Ecco, bene. Ora ci. Bene, missione compiuta, eh. Il correttore di un protettore. Coraggio, amico, ascoltami. Succede qualcosa di buono. Corri qui da me e potrò dirti tutto. Suo laboratorio da qui. Quel proiettore lì dovrebbe condurre alle caverne dell'arcobaleno. Poi da lì, in soli 3 salti, si arriva al burrone. Grazie, piccolo Pietro. Forza, amici, andiamo! Certo, non preoccupatevi di niente. Basta che pulirò la pecora bianca nel carcere di ordine. Forse avrai notato che i proiettori sono stati potenziati dalla tua ultima visita. Ruota l'ingranaggio per decidere di quanto vuoi spostarti attraverso il film nel proiettore. I simboli mostreranno quale strada desideri prendere. Le strade contengono differenti tesori nascosti. E puoi scegliere bene. Al lato dell'angelo delle caverne dell'arcobaleno. Andiamo? Vediamo. Se vuoi decidere se sì o no, questo è tutto quello che vuoi, ma solo che fai in fretta il possibile che vuoi. Solo che se vuoi decidere che il computer deciderà di sì. Conduce al lato dell'angelo delle caverne dell'arcobaleno. Andiamo?
Speriamo sia giusto, eh. Se ti sbagli veramente, allora torni indietro dove eri venuto. Thank you.
essere un cartone del passato, eh? È un vecchio l'anno del 1950, credo. Oppure 51, che ne so. Ha fatto il film di Walt Disney. Credo di sì. Il caramento... Le caverne del demonio e dell'angelo. Linee attrazioni individuali. Le caverne non furono costruite da Oswald e non sappiamo come si formarono, ma dovrebbero condurci al burrone Disney. Ok ragazzi, ci vediamo la prossima volta da America 2, dall'avventura di Topolino e da Babylon Esoteric. Ci vediamo la prossima volta, ciao!